e soprattutto con una targa un po' inaspettata forse, un premio alla carriera per il suo trentennale impegno per i giovani fondani. Credo che sia qui in piazza con noi, quindi volevo chiamare il professor Domenico Fiore. Facciamo un applauso al professor Fiore, al quale va consegnato questo premio alla carriera. Nel frattempo, Fabrizio, mentre il professor Fiore ci raggiunge, volevo soltanto chiedergli appunto com'è andata durante questa settimana, questa 8 giorni, e soprattutto chi ti senti di ringraziare. Buonasera a tutti, grazie per averci sopportato in questa settimana. Inizio subito dai ringraziamenti, ringrazio tutto lo staff della Sport Events, dei principali collaboratori, Daniele Nunziante, Fabrizio Benonesi, Gianni Orticelli, Simone, il nostro addetto stampa. Poi un ringraziamento va all'amministrazione comunale, al sindaco Salvatore De Meo, a tutta la giunta. Io lo vorrei chiedere a loro se il Fondi Sport Village è stato positivo, spero di sì. L'anno prossimo sicuramente ci sarà una seconda edizione. La soddisfazione più grande che abbiamo avuto è quella di essere fermati dalle persone, la maggior parte anche i turisti, che ci hanno fatto i complimenti per la manifestazione. È stata una settimana molto intensa, come detto, abbiamo avuto 30 associazioni sportive, circa 2000 atleti che si sono esibiti nelle varie discipline. E niente, faccio un appello, chiunque voglia darci una mano, fra un paio d'ore iniziamo a sfondare tutto, c'è un sacco di sabbia da togliere, quindi grazie a tutti.